Riscoperta dell'amore e dell'erotismo, questi filoni principali del libro di poesie di Fabia, per me uscito per Porto Seguro, che sarà presentato giovedì alle 18 alla libreria Feltrinelli di Arezzo. Trasgressione e anche di ritorno un po' all'amore inteso come erotismo, perché trovo che negli ultimi tempi c'è una forma di tabù, quasi un ritorno a qualcosa di scandaloso, ecco, parlare di amore in modo libero è ridiventato un tema scandaloso, il 68 è molto lontano da noi. L'erotismo deriva da Eros, Eros è il dio dell'amore, non ce lo scordiamo, non è porno, non ha nulla a che vedere. Invece dire fare sesso già mi sembra quasi una fabbrica e invece le mie poesie sono veramente d'amore. Questo titolo ha in realtà un'origine psicologica perché io ho studiato psicologia per un periodo, mi sono molto interessato, ho letto, ho fatto anche la traduttrice per una scuola di PNL che vuol dire programmazione neurolinguistica per chi non lo sapesse e quindi in quel periodo si parlava del fatto che la vita senza emozioni scatta la depressione e che quindi l'emozione è realmente un cibo per la vita, ma direi che più per la vita è un cibo proprio per il nostro inconscio, perché quando noi non diamo emozioni all'inconscio, l'inconscio in un certo senso se le ruba, se le prende da solo, per esempio ci fa venire stati d'ansia oppure ci fa venire la depressione e quella depressione, quella sofferenza è un sintomo del cibo che tu non gli hai dato, però pochi lo sanno, ovviamente spesso non si sa come fare, però sicuramente le emozioni sono il cibo per la vita.